la figura del griot all'interno della società dell'Africa occidentale è molto importante, è una figura molto complessa, perché la parola griot nasce da una parola che era il criado, criado, che era servitore, perché loro hanno percepito il griot a fianco al re come il suo servitore. Il griot non è servitore del re, il griot è complice del re, il griot è confidente del re. È il suo consigliere anche, e all'interno della società è parceria, è il mediatore, è la biblioteca vivente, colui che custodisce il sapere di tutta la comunità. All'interno della mia famiglia la musica tu la ricevi, non è che stai lì a dire ok, voglio imparare, no, impari, ti cade addosso, nel senso che i primi passi ti appoggi sugli strumenti per camminare, per cui ce l'hai lì tutti i giorni, li vedi, suonano zighi, zighe, che cantano, che ballano, che raccontano storie, che tutte queste sono le cose che fanno il griot. E la trasmissione del sapere, la trasmissione delle tradizioni avviene da padre a figlio, per cui tu nasci e assorbi queste conoscenze senza fare sforzi, giorno per giorno ci cresci, dopo trovi la tua strada, trovi lo strumento che più ti parla, perché la musica è anche questo. Facciamo quello che usiamo strumenti che ci parlano, trattiamo i temi che ci fanno riflettere, che ci aiutano anche a andare in comunicazione con gli altri, perché è tutto basato sulla comunicazione visiva, sonora, anche gestuale, per cui è un insieme di tutto questo. Quest'idea che in qualche modo il tempo, cioè ci sia un'esplosione del tempo, no? Noi con il colonialismo abbiamo imparato a pensare il tempo in modo lineare, no? Come una stanzione in cui c'è passato, presente e futuro, ma in qualche modo nella tua filosofia, che si vede perfettamente nella tua arte e che abbiamo visto nella performance di prima, c'è un'esplosione, no? Di passato, presente e futuro, che secondo me si esplicita perfettamente in questo cerchio, che è un'immagine insomma molto presente, che è un'immagine assolutamente generativa, quella del cerchio, e che ci aiuta a superare quest'idea di linea, che è una linea coloniale. All'interno del museo, alla fine io vedo il museo come il luogo adatto per un dialogo interculturale, perché il patrimonio che noi, anche da stranieri, il patrimonio che vediamo qua, io non mi escludo da questo patrimonio, perché ho la mia idea, ho il mio sguardo sul patrimonio e la mia idea sul patrimonio, e il rapporto che ho con il patrimonio materiale, anche patrimonio immateriale, è cambiato molto, ma tutto questo grazie al museo. Cioè, questi oggetti vengono da storie diverse, ma vengono sempre decontestualizzati, cioè quello che erano prima non sono più, che siano oggetti, come capita, oggetti di uso comune che vengono esposti come se fossero
delle opere d'arte o oggetti di culto che, la cui storia viene raccontata in una maniera scorretta e che comunque avrebbero una natura esoterica, e quindi l'esposizione di fatto è un tradimento. Cioè, queste sono tutte forme di violenza epistemica che vengono messe in atto in questa trasmutazione di questi oggetti. A me interessa moltissimo questo discorso, perché è un discorso che anche in Italia si sta facendo dopo che paesi come la Francia, ma anche la Germania e l'Inghilterra hanno avviato, a volte un po' timide, manovre di restituzione che hanno un valore ovviamente simbolico, proprio perché la restituzione, no, molto spesso si fanno discorsi come ma poi non hanno gli strumenti per conservarli, come se la conservazione non fosse già di per sé un concetto eurocentrico, come se quelle cose dovessero essere conservate. Invece a me scalda il cuore che qualcuno faccia una commemorazione funebre per gli antenati e per gli strumenti e trovi un modo per riconnetterli. Mi sembra una forma di riparazione, cioè proprio del rapporto con quella storia. E le forme di riparazione non hanno nel senso una direzione, no? Hanno a che fare con la ridistribuzione del potere. Questo potere non può essere ridistribuito se viene nascosto, no? Da cui il tema dei depositi, che infatti qui al MUDEC il deposito è aperto alle possibilità di visita. Complessità del lavoro del mediatore museale mi rimanda al grido nella società. Ma il mediatore cosa fa? Un mediatore museale fa una rilettura, una reinterpretazione di una storia senza cambiarla, aggiungendo un elemento nuovo inaspettatamente. E la musica ha fatto parte di questi elementi che io ho aggiunto, oltre a fatti culturali miei, tradizionali. Riuscire a attaccarci una storia mia, questa è stata la cosa bella, e la musica è sempre stato di supporto. È sempre stato di supporto. Da questa esperienza museale ritorno alla mia musica e ho nuovi occhi per guardare, nuovi occhi per suonare, nuovi orecchi per ascoltare e nuove idee da proporre di nuovo. La vera conquista non è conquistare terre nuove, ma di acquisire nuovi occhi per guardarli.